L'unico derby abruzzese di giornata va in scena al Fratelli Ciavatta, con due squadre reduci da un successo. Se da un lato però la Santa è in lotta per la vetta, il Miglianico in piena zona play-out. Assenze pesanti per Donatelli, anche lui fuori per squalifica, che deve fare a meno di Antignani, Martelli, Conversano e Palena. Ciarrocca stringe i denti e scende in campo. La Santa di Ammazza l'Orso invece è al completo e si presenta con la temibile coppia d'attacco Buttazzoni-Bucchi. Partono bene gli ospiti, al primo Bucchi prova ad impensierire Piccini, ma la palla si spegne sul fondo. Al quinto Fuschi in libera uscita, incorna sull'angolo dalla destra, ma la palla finisce ancora a lato. Al dodicesimo però i giallorossi passano, al termine di una bella azione rifinita da Berardino e finalizzata dall'implacabile Bucchi, che trova l'angolo basso e batte Piccini. Il Miglianico dal canto suo non riesce a costruire palle gol e la Sant gestisce bene e rischia poco o niente. Al 35esimo arriva anche il raddoppio dopo una percussione di Traini sulla destra. La palla entra nel raggio d'azione di Bucchi, che di testa supera ancora Piccini, segnando il suo 11° centro stagionale. Si va quindi al riposo con la Sant avanti di 2 reti e la ripresa si apre con una bella iniziativa degli ospiti, ma la conclusione di Berardino si infrange sul reattivo Piccini. Al 20esimo il Miglianico è insidioso, ma sul cross di Chiacchiarelli, Del Gallo e De Leonardis non sono puntuali all'appuntamento con il gol, e al 26esimo il neoentrato Quintiliani prova a sorprendere Sant'Andrea, costretto a rifugiarsi in corner. L'ultima azione per il Miglianico, che si affaccia pericolosamente nell'area avversaria, ma Fuschi risolve tutto, coronando una prestazione maiuscola. La Sant quindi fa il suo dovere e porta a casa 3 punti che valgono la vetta, frutto di un'ottima organizzazione di gioco e di grande efficacia sotto porta. Il Miglianico deve archiviare al più presto il KO e pensare al prossimo impegno, un altro derby sul campo del Casoli. Mister Ammazza l'Orso, oggi missione compiuta. Avete conquistato il successo pieno e soprattutto la prima piazza in classifica. Sì, siamo pienamente soddisfatti sia del risultato e anche della prestazione, che non è stata le migliori sicuramente, però insomma abbiamo concesso poco, abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. Ecco, una prestazione, le dice, non è stata le migliori, però a questo punto, visto quello che si è visto in campo, sono dei grandi margini di miglioramento. Sì, sicuramente, perché non è che tutti stavamo bene, insomma, però insomma la squadra si è inquadrata bene, abbiamo recuperato molti giocatori che per un lungo periodo non abbiamo avuti, Bucchi è tornato al gol in maniera perentoria e quindi siamo molto contenti di questo fatto. Mister, oggi assenze pesanti, pesantissime, un avversario davvero difficile, il compito era arduo per il Miglianico. Era un compito difficile, l'avevamo svolto egregiamente, abbiamo fatto una buona prova sicuramente, mettendo in risalto che avevamo una squadra 9-11esima chiuso con tutti fuori quota, quindi con un avversario così forte chiaramente è stato difficile l'impegno. Poi abbiamo sbagliato nei gol, l'avversario ne ha approfittato, noi abbiamo creato 4-5 occasioni gol, non siamo riusciti a far gol e il risultato è questo. Ora bisogna archiviare questa sconfitta e guardare avanti, perché bisogna uscire da una situazione di classifica difficile. Chiaramente non era questa la partita adatta per poter uscire dal discorso salvezza, ma noi l'impegno l'avevamo messo, adesso pensiamo al Casoli di domenica prossima e speriamo che vada bene.